Sapete che il mio canale parla di gossip, ma parla anche di suggerimenti utili. Buongiorno, benvenuti sul mio canale. Il mio canale, lo sapete già, si chiama Occhio Bello. Oggi mi voglio prendere 12 minuti di tempo per spiegarvi alcune cose. Sapete che il mio canale parla di gossip, ma parla anche di suggerimenti utili che possiamo utilizzare, cioè possiamo usare questi miei suggerimenti nel quotidiano. Ad esempio, oggi vi voglio parlare dei bonus. Vorrei parlarvi del bonus. Una tantum, questo bonus serve per il lavoratore o per la persona che è disoccupata. Poi vorrei parlarvi del bonus vacanze e infine del bonus TV, bonus televisione, rottamazione. E ovviamente parlerò anche di gossip, perché sapete appunto che il mio programma è un misto di informazioni utili insieme al gossip, perché questo mi avete chiesto. Però prima di iniziare vorrei fare un augurio alla mia carissima amica Daniela, perché Daniela oggi compie gli anni. Daniela, ti faccio tanti auguri, ti auguro un buon compleanno. Sappi che ti voglio bene, un grande bacio da parte mia. Auguri! Se avete anche voi un'amica o un amico che compie gli anni, oppure c'è qualche anniversario, scrivetemi e farò gli auguri ai vostri amici. Vi ricordate il video precedente? Avevo fatto gli auguri a Laura e a Mattia. Il prossimo video che vedrete ci sarà una bella sorpresa. Cominciamo a parlare adesso dei suggerimenti utili. Allora, bonus lavoratori bara disoccupati. Il bonus si chiama bonus una tantum. Voi per sapere cosa significa dovete chiamare l'INPS oppure dovete recarvi presso il CAF, il patronato, un sindacato oppure consultare un esperto, un consulente. Io intanto vi anticipo che questo bonus si riferisce ai lavoratori del settore stagionale o dipendenti nel settore della pesca, si riferisce a lavoratori autonomi con partita IVA, lavoratori autonomi occasionale, si riferisce anche a lavoratori che hanno lavorato 2 anni fa circa, che hanno nel contratto la clausola lavoro, che hanno la clausola lavoro a tempo intermittente oppure che hanno la clausola lavoro a chiamata. Oppure dovrebbe esserci scritto lavoro occasionale. Tutte queste categorie di lavoratori o attuali disoccupati hanno la possibilità di ottenere 1.600 euro. Il bonus scade il 30 di settembre 2021, perciò per chi non ha ancora fatto la domanda è meglio, come ho detto prima, rivolgetevi presso un consulente che vi dà tutte le informazioni, perché io ve le do generiche, poi loro vi spiegheranno tutto nei dettagli. Volevo dirvi che il bonus, come ho detto prima, scade il 30 di settembre, perciò affrettatevi a fare la domanda, però sarebbero 1.600 euro. Per quanto riguarda il bonus vacanze,
il bonus vacanze scade il 31 dicembre 2021. Può chiedere il bonus una persona dello stesso nucleo familiare e lo sconto può arrivare fino a 500 euro. Ovviamente il calcolo lo farà il CAF o l'INPS, dipende voi dove andate, a chi vi rivolgete. Una volta ottenuto il bonus potete consegnarlo alle agenzie viaggi, agli alberghi, ai bed and breakfast e agli hotel. Per quanto riguarda invece il bonus TV rottamazione, allora questo bonus vi dà la possibilità di avere uno sconto del 20%. Lo sconto non può superare però 100 euro. Come funziona? Anche qui potete, per maggiori informazioni, chiamare voi avete la possibilità di rottamare l'apparecchio vecchio, diciamo quello che avete acquistato prima del 2018. Quello è un apparecchio vecchio, però c'è una possibilità, adesso vi spiego come si può verificare se l'apparecchio è vecchio, obsoleto, che non ci serve più, oppure se è ancora nuovo. Ve lo spiego perché Carolina mi ha chiamata al telefono, perché dovete sapere che Carolina ha 82 anni, mi ha chiamata dicendomi che lei non può mandarmi una mail perché lei non è capace di usare la posta elettronica. Mi dice anche che ha chiesto aiuto a suo marito ne ha 87, lui gli ha risposto la stessa cosa. Allora mi hanno chiamato e mi hanno chiesto come si fa a capire se bisogna rottamare l'apparecchio o no. Allora io semplicemente gli ho spiegato questo: voi prendete il telecomando, premete il numero 100 e vedete che viene fuori questa immagine. Se viene fuori questa immagine, allora vuol dire che l'apparecchio è nuovo e non serve nessuna rottamazione, non serve comprare un nuovo apparecchio. Comunque ho detto a Carolina che c'è un'altra possibilità: prendete sempre il telecomando e fate e premete il tasto 200. Anche lì, se viene fuori questa immagine, l'apparecchio è ancora nuovo, vuol dire che l'avete comprato dopo il 2018 e non serve recarsi presso un rivenditore di televisori a comprare uno nuovo. Abbiamo il bonus a disposizione, che è del 20%, che vi ho detto prima, fino al massimo di 100 euro. Ok, ma come si fa? Una volta verificato che veramente dobbiamo cambiare il nostro televisore, ci sono due possibilità. La prima è andare presso un rivenditore, portare il televisore e comprare uno nuovo. Lui nel frattempo vi chiede il codice fiscale, la carta d'identità, voi dovete compilare un modulo. Questo modulo, diciamo, è una sorta di autocertificazione dove dichiarate che l'apparecchio è vecchio, che lo date per la rottamazione al rivenditore e acquisite un nuovo apparecchio. Questa è una via. L'altra via è: potete andare presso un punto di raccolta, presso un'ecostazione. Ci sarà un addetto che vi consegnerà un modulo che anche lì dovete compilare. Anche questo è un'autocertificazione. Una volta compilato questo modulo, date il televisore vecchio all'addetto. Lui vi restituisce il modulo. Con questo modulo voi vi recate presso il rivenditore e vi comprate un televisore nuovo. Avrete lo sconto del 20%. Ho
saputo che il bonus è valido, cioè si può fare richiesta di questo bonus fino al 31 dicembre, sentite bene, 2022. Però è meglio che vi informate prima, perché 31 dicembre 2022 vuol dire fra un anno e quasi tre mesi. Perciò prima di comprare un televisore, prima di chiedere il bonus, informatevi. Vi ho dato il numero dell'INPS, oppure andate semplicemente presso un rivenditore che vi spiegherà tutto. Io spero di esservi stata utile, perché appunto nel mio programma io voglio introdurre anche dei piccoli suggerimenti, chiamiamole informazioni utili, perché mi avete scritto in privato e volete anche questo dal mio programma. Io sono d'accordo. Comunque non ci dimentichiamo che il mio programma è anche un programma di gossip, perciò vi voglio anche parlare di Serena Rossi. Come sapete, Serena Rossi è presso la Mostra del Cinema di Venezia e la madrina è stata scelta come la madrina in quanto Serena Rossi è una persona molto solare, ottimista, sempre sorridente, positiva. Allora guardate che bella che è, guardate lo splendore di Serena Rossi. A me piace moltissimo. Fra poco ci sarà la chiusura della Mostra del Cinema di Venezia e sarà Serena Rossi a concludere il Festival del Cinema. Per quanto riguarda il Festival di Venezia, i vincitori: il Leone d'Oro al film francese sul aborto. Premiati i registi italiani Sorrentino e Fra Martino. Auguri, complimenti. Vorrei parlarvi adesso di Noemi. Noemi, sapete anche voi, è dimagrita moltissimo. E sapete cosa è successo? Adesso qui scherzo, sapete che a me piace scherzare. Noemi mi ha chiamata e mi ha detto di dirvi che lei sì che è dimagrita, ma non ha fatto una dieta fai da te. Mi ha pregato di dirvi che lei si è rivolta ad un nutrizionista. Lei ci tiene molto, siccome ha ricevuto un sacco di complimenti, perché è diventata veramente carina, molto bella e ha fatto un bellissimo video, guardatelo. Lei ci tiene a dirvi che non bisogna fare le diete fai da te, ma bisogna rivolgersi ad un professionista, ad un esperto. E sapete cosa farò io? Anch'io mi rivolgerò ad un professionista, non farò una dieta fai da te. Vi volevo anche parlare di una cosa che mi sta al cuore: cani e gatti. Lo sapete che i cani e i gatti che si trovano presso i canili soffrono, perché sono soli, sono stati abbandonati, magari ci sono alcuni cani, alcuni gatti che stanno lì da anni. Questo è un argomento, come vi ho detto, che mi sta particolarmente al cuore. Non ne parlerò adesso, ma preparerò il prossimo video e vi spiegherò cosa ne penso. Intanto io vi chiedo gentilmente di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel like e di fare alcuni commenti. Volevo anche ringraziare Tiziana che mi ha scritto, mi chiede di parlare di Diane Mello e del suo nuovo fidanzato. Io lo farò, preparerò solamente per Tiziana una novità sul fidanzato di Diane Mello. Io spero che il mio canale vi sia piaciuto, perché come avevo detto ancora le prime volte, voglio farvi rilassare,
voglio farvi stare tranquilli, perché la vita è già molto difficile, alcune volte pesante. Però voglio anche venirvi contro alle vostre esigenze, perché mi avete scritto che volete anche delle piccole pillole di saggezza, volete che io vi spieghi alcune novità. E allora vi ascolto, inserisco anche queste piccole novità nel mio video. Spero che possa esaudire le vostre richieste anche nel prossimo futuro. Io vi ringrazio e vi mando un grande bacio. Ciao, alla prossima!